Oggi recitiamo insieme una preghiera e benedizione molto potente contro i temporali e le tempeste. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito una preghiera potente ed una benedizione dalla tradizione della Chiesa contro i temporali e le tempeste. Abbiamo visto la terra ed il cielo ribellarsi in questo tempo. Se tutto il paese è nelle grinfie del maltempo, oltre alla normale e straordinaria prevenzione che è fondamentale, seguendo ogni servizio possibile ed affidabile di meteo, i cristiani hanno una speranza in più, ed è sempre quella della preghiera. Oggi forse abbiamo dimenticato che la preghiera allontana i pericoli, le malattie, il maltempo e le tempeste. Nei tempi antichi i nostri nonni, per scongiurare il maltempo, accendevano la candela benedetta della candelora e recitavano le preghiere per allontanare i fulmini e le burrasche. In alcuni paesi si metteva una foglia di palma benedetta alla finestra e si recitava questa invocazione a Santa Barbara. Santa Barbara benedetta, liberaci dai fulmini e dalle saette. Oggi recitiamo questa preghiera particolare, alla quale seguirà una particolare benedizione. Auguriamo a ognuno di voi una preghiera significativa ed arricchente, colma di pace e di speranza. Preghiera a San Giovanni, una devozione che è nata nel Salento e si è sviluppata in tutto il mondo. Alzati, San Giovanni, non dormire, che sto vedendo tre nuvole venire, una di acqua, una di vento e una di maltempo. Dove lo portiamo questo maltempo? Sotto una grotta oscura, dove non canta gallo e dove non brilla la luna, affinché non faccia del male a me e a nessun'altra creatura. A pochi chilometri da San Giorgio, nel paese di San Marzano di San Giuseppe, si conserva ancora oggi un po' del pane benedetto delle famose tavole di San Giuseppe. E spargere qualche briciola in direzione dei punti cardinali per allontanare i temporali. Questa preghiera e benedizione molto potente contro le tempeste e i temporali è antichissima e per ogni croce che vedi nel testo che sta scorrendo in questo video si fa il segno della croce. Il Signore Gesù Cristo, il Re della Gloria, è venuto in pace. Dio si è fatto uomo e la parola si è fatta carne. Cristo è nato dalla Vergine. Cristo ha sofferto. Cristo è stato crocifisso. Cristo è morto. Cristo è risuscitato da morte. Cristo è salito in cielo. Cristo vince. Cristo regna, Cristo domina, Cristo ci protegga da ogni lampo e tuono, Cristo è passato attraverso ad essi in pace e la parola si è fatta carne, Cristo è presso di noi con Maria. Fuggite, spiriti cattivi, perché il leone della stirpe di Giuda, del ceppo di Davide, ha vinto. Dio santo, Dio forte, Dio immortale.
abbi pietà di noi. Amen. 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 Alleluia. Ripetiamo al termine questa benedizione. Grazie cari fratelli e sorelle per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e l'intercessione del cielo per le nostre necessità non ci abbandona mai. Il Signore Gesù Cristo, il Re della Gloria, è venuto in pace. Dio si è fatto uomo e la parola si è fatta carne. Cristo è nato dalla Vergine. Cristo ha sofferto. Cristo è stato crocifisso. Cristo è morto. Cristo è risuscitato da morte. Cristo è salito in cielo. Cristo vince. Cristo regna. Cristo domina. Cristo ci protegga da ogni lampo e tuono. Cristo è passato attraverso ad essi in pace e la parola si è fatta carne. Cristo è presso di noi con Maria. Fuggite, spiriti cattivi, perché il leone della stirpe di Giuda, del ceppo di Davide, ha vinto. Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi. Amen, amen, amen. Alleluia. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Recitiamo adesso per 3 volte il Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Arrivederci a tutti. Al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.